penso che si capirebbe anche senza, ma è meglio che ci sia, insomma, nel senso che dopo non dice, ma se non ho capito niente, eccetera. Comunque, allora, saluto tutti, un ringraziamento di essere qui, in particolare un ringraziamento al professor Antonio Antonioni. Adesso vi mostravo un po' la mostra che c'è qui e siamo capitati su un libro là in fondo, non lì te obbedisci, e che lui naturalmente è come se fosse un suo amico quel libro lì, perché lui è un latinista, pensate, è un latinista, ci ha fatto per noi a suo tempo dei corsi di latino parlato. E sulla base di questo corso per cui ho parlato è nato un gruppo di adolescenti che si chiamava Latin Lovers. Amanti del latino. Sì, amanti del latino. E guarda, sono andati avanti per parecchio tempo a fare animazione nei musei, in teatro di strada, tante cose. Comunque siamo qui per parlare di vivere il fiume. E abbiamo chiamato lui perché non è solo un latinista, è un professore, un teologo, tante cose eccetera, però soprattutto lui per noi è un amante, ecco, del fiume, ed è uno che il fiume lo pratica e lo fatica, direi. Antonio, ho tirato fuori una lettera che ho conservato tanto tempo fa. Via. Sì, la lettera è tua, non puoi dire che non è tua perché è autografa, quindi e la leggo perché, se siamo qui è merito tuo, e qua c'è la documentazione. Allora, Carrara, sede qui di Carrara, naturalmente come sentirete anche dal suo parlare. Carrara 16-12-2007. Caro Beppe sarei io per chi non mi conosce. Mi ha fatto molto piacere che nell'ultima circolare del CTG hai citato il nostro modesto foglio, si chiamava proprio così, no? Al FOI. Sì, era una specie di notiziario del nostro piccolo gruppo di lavoro. Il nostro modesto foglio di barche e barcali. Se riusciste ad aprire uno squalo e bizzon, sarebbe davvero splendido. Ma una persona capace di costruire e riparare le barche tradizionali, ce l'avete? Se volete cominciare, una parte della riparazione la regalo io volentieri, è un riccio, come a Chiese, c'è da rifare il fondo al pool che si è marcito a causa di una errata pittura all'interno con resina e possibile. Non ci vuole una grande abilità, si può fare anche di compensato marino. Ma non è questo quello che ti avevo promesso di portare al mulino, se fate la cavana. E non l'abbiamo fatta. Quella è sana. Inoltre, se ti può servire a Goito, vicino a Mantova, c'è un falegname che fa le barche tradizionali. Per un battello lungo 1,5 m voleva euro 15, no, 1,500. Se vuoi la possiamo andare a trovare insieme, anche solo per avere un'idea. In ogni modo il suo numero è 0376, eccetera. Non è tanto fuori zona per quello che riguarda il Pizzon e l'Alto Canal Bianco, che è appunto il fiume che passa di qua, che era una via di scambio e di incrocio tra diverse regioni. Il Mantovano, il Ferrarese, l'Adige e l'Adigeto. In questo momento sono stanco morto perché sono appena tornato a casa dal viaggio di trasferimento che ho fatto da solo della nostra battana da mare, che era a Marrara. Non so se sapete dove è Marrara, però Marrara è un paese verso il delta del Ferrarese. Esposta alla pioggia e al gelo, due tappe ieri da Marrara a Sant'Egidio e oggi di lì a San Giorgio. Sapete, San Giorgio, quartiere di Ferrara, che è dato il nome poi anche la zona.
zona più di lusso, se non storica. Sosta per pranzo dalla mamma, a San Giorgio, stava a San Giorgio, e da San Giorgio a Cocco Marino. Con questo freddo anche i nostri soci più boeterosi stanno a casa e ci ricordiamo e ci rivediamo in primavera. Perciò ho fatto tutto da solo. E qua c'è un pezzo che è sottolineato. L'estana stracava bestiale. La barca è assai pesante, io sono ormai anziano. Vent'anni fa è anziano. Comunque non sono mai stato molto muscolare e sono anche poco allenato. Con tutto questo l'esperienza è stata molto positiva. Il freddo a vocale ti passa, passi ore e ore nel silenzio e quando arrivi è una gran soddisfazione. Se questa ginnastica avessi cominciato a farla 30-40 anni fa e con regolarità, ancora adesso sarei un fusto da far paura. Per questo, per questo, per questo, se riuscite a fare, per questo, se riuscite a fare in modo che qualcuno dei vostri soci più giovani si appassioni a questa attività, secondo me non c'è niente di più bello, sano e divertente. È del tutto diverso il canottaggio all'inglese, quello olimpico, che è molto più veloce ma noiosissimo. L'ho provato bellissimo queste cose. Secondo me poi dice, perché non vuole vincere, non vuole offendere nessuno, perché è finalizzato, e lo dice però anche perché è noioso e perché lui non lo condivide, perché è finalizzato solo alla velocità. Ti mando una foto del riccio o mammaluco nel foglio, facevo gli auguri a tutti, in ogni modo li ripeto qui a te, tua moglie e a tutti gli altri amici del centro. Ecco, questo è una un documento di eccezionale secondo me ed è anche, diciamo, quasi un'indicazione per noi che facciamo parte di questa ringhiera, insomma, io per dire la verità ci vuole il coraggio. Però insomma, diciamo perché avevo cominciato anche, ma poi con questo mulino che mi occupa di tante altre cose, naturalmente non ho avuto la possibilità di, come dici tu, di continuare. Comunque ti ringrazio con questo, penso di aver descritto la persona, diciamo, e quindi Cristiano ti restituisco. L'hai me l'hai descritta anche a me perché non mi ricordavo questa cosa. E qua c'è la fotografia, e qua c'è la fotografia del riccio. E ci sei anche tu se lo guardi, te lo sistemi. Bene. Allora, dopo la presentazione di Antonio, io mi presento, sono Cristiano Penzi, sono presidente del Centro Turistico Giovanile del Gruppo Robigotti che si occupa della gestione museale del mulino a Pizzone. In questa occasione presentiamo uno degli aspetti che caratterizzano questo luogo, questo ambiente. Abbiamo denominato ecomuseo in quanto è presente in un contesto ambientale abbastanza interessante, anzi molto interessante per me. L'incrocio di due fiumi, due corti rurali d'epoca seicentesca e settecentesca, abbiamo un mulino storico della seconda metà dell'Ottocento, per cui tutto questo ambiente, questo borgo che si presenta in mezzo a questo incrocio di fiumi, con a fianco tra l'altro la testimonianza archeologica di Frattesina, sito archeologico conosciuto in tutto il mondo e poco da noi qui di Rovigo e di Fratta, che caratterizza questo luogo, importantissimo.
Oltre a questo abbiamo voluto anche accogliere l'invito dell'amico Antonio nel intraprendere anche questa attività sportiva di Goma La Veneta, di cui lui ora ci illustrerà, e poi avremo modo di fare esperienza direttamente sull'acqua, non si dice sul campo ma sull'acqua, per vedere come si fa a vogare in maniera veneta. A te Antonio, grazie. Scusa, volevo solo ringraziare diciamo in particolare i vogatori, diciamo, che sono presenti, perché a parte Carlo Coldrin, che penso che sei tra i più giovani che ci sono qua dei vogatori, ma poi c'è Luca Baccaglini, e c'è Giancarlo Vischi, là in fondo, che è molto attivo, e poi abbiamo anche un grande piacere di ospitare qui Marco Tardivo di Jeso, e che naturalmente, come si vede anche dalla maglia, è attivo in questo settore, arriverà poi anche più tardi Saulo Passarella, che lui è, oltre che diciamo arrivare in Po in questo caso, è anche figlio dell'ultimo passatore del Po, che faceva e aveva il traghetto tra la sponda, diciamo, rodesina e quella ferrarese all'altezza di Berra, e sono tanti tempi. Ecco, grazie per questo senso. Intanto che Antonio presenta l'argomento, voi vedete delle immagini, non soffermatevi sulle immagini perché scorreranno tutto il tempo, e ascoltate prevalentemente Antonio. Sì, io ringrazio di questo ricordo personale di aver estratto dagli archivi questa lettera di cui mi ero del tutto dimenticato, e quindi basta parlare di me perché ed è tutto inopportuno dare un tono, direi, proprio personalistico alla faccenda, essendo anche presenti dei vogatori molto più validi di me, perciò l'ho sempre perdere. Invece di cosa posso... Ecco, prima mi hanno fatto una domanda tecnica molto semplice, a cui ho risposto, sulla struttura del battello che adesso vedete, di cui vedete le immagini della costruzione. Si sente, vero? Sì, la costruzione nella turbina, come facciamo, nella diapositiva. E per cui, più che dal mio parlare, sarà meglio che le cose, le informazioni utili nascano dalle loro domande, è vero, a cui cercherò, per quel che posso, di dare risposta, alla maniera di Socrate, modestamente. Perciò basta adesso, Tony, parliamo di cose. Allora, allora questo battello che vedete in costruzione, a proposito, è qua? Non c'è più qua adesso. A casa di Maurizio. Ah già, a casa di Maurizio tirato in terra, è vero? Presumo. Ecco, questo qui è un battello da poco. Cioè, è uno, tanto per cominciare, è vero, questa è un battello che serviva per la pesca degli isturioni. Ci sono anche diverse pubblicazioni qui che forse ne parlano. Era una pesca che un tempo si faceva ed era di gran valore, perché bastava la cattura di uno storione che dava per una famiglia, tirava avanti per non dico per una stagione, insomma per un bel po' tempo, perché erano bastiazzi, erano grossi, ed erano molto pregiate. Adesso esistono solo in Italia provenienti da allevamenti. Una è vicino a Brescia, mi risulta, e una su Piave. E invece un tempo era libero sul Po e veniva appunto pescato soprattutto all'altezza di Picarola e della Stellata. Partivano in 6-7 più anche di questi battelli e chiudevano con delle reti tutta la larghezza del Po e cercavano di tirar su, era fatica perché appunto pesavano anche più di un pale e mezzo. Questi storioni, per cui la struttura particolare del battello è data anche da questa esigenza, quindi col bordo basso, molto robusta la barca, ma col bordo basso e senza ostacoli, senza manco di sul bordo.
le forbici naturalmente si coglievano, quando si tiravano su le reti e il pesce doveva essere in fianco della barca completamente libero. Da questo nasce anche la struttura di questa barca, molto larga, molto robusta, diversa quindi dalle barche sia della laguna, sia ovviamente anche dalle barche marittime. Per quanto essendo una barca così robusta, con tempo e mare assicurato, può benissimo navigare anche in mare. Adesso per esempio ne abbiamo una in riparazione, in costruzione, vicino a Grado, a Mussana, che è un paese tra Lignano e Grado. E da lì, fra poco, per cui invito i divulgatori presenti che vorranno partecipare, fra poco vorrei fare il trasferimento da là, almeno fino in Adria, dove c'è una manifestazione in settembre prevista. Poi l'Adria lo porteremo ancora su a Ferrara. Ed è un battello simile a questa qua che vedete, qui vedete qui le varie fasi della costezza. Per cui appunto invito i divulgatori presenti, soprattutto i giovani, anche quelli che vogliono imparare, perché da adesso è un po' di tempo e ci sono qua anche dei maestri posti insieme. Dicevo il battello, eccolo qua. Il battello è una specie di versione in piccolo del Burchio, che era una barca molto più grande da trasporto. Però la sua fattezza ricorda molto il grande quella del battello, e viceversa. E inoltre il battello aveva sempre al suo seguito, aveva sempre al suo seguito rimorchio, almeno un battello per servizio, cioè là dove il Burchio non poteva ormeggiare, vicino alla sponda, che l'acqua era bassa, per esempio, si provvedeva con battello, e così pure per vari lavori fatti da fare sul lungo lo scafo, intorno al battello stesso, eccetera. I battelli, poi, come hanno ricordato già, servivano anche per fare da traghetto da una sponda all'altra del ponte. C'erano i traghetti per i veicoli, che erano ovviamente più grandi, e di solito viaggiavano su con un ponte steso fra due piccoli burchi, fra due sandoni si chiamavano, che erano scafi simili anche quelli. Anche c'è anche quelli del mulino, anche qui c'era un passo. Anche qui c'era sopra, no? Pensate che, per esempio, ecco, i passi che c'erano sul Po, l'ultimo è stato quello che ha ricordato adesso Beppe, tra la villa di Manova, Chiesana e Bebra, che era, come ha detto lui, era portato dal padre di Saulo, che adesso arriverà, poi anche dal suo fratello minore. E quello era un traghetto di ferro, che era una versione, diciamo, più moderna, era motore. I traghetti più antichi invece viaggiavano soltanto con la corrente, viaggiavano a pendolo, soltanto il timone dava la direzione, poi la corrente portava lo scafo da una sponda all'altra con il suo carico di persone, animali, veicoli, anche biciclette, motociclette eventualmente, e quello di ferro poteva portare benissimo anche gli automobili, il camion. E come andava soltanto a corrente? Perché era orreggiato a una pila di piccoli battelli, che a loro volta erano entrati al fondo del ponte. Quindi facevano da perno, ne parlano degli appartamenti di quei libri lì, era un sistema molto ingegnoso e senza nessun corso di energia. L'ultimo invece che a ricordare Roberto era un traghetto a carrella. Dunque, il Burchio era la barca più diffusa della navigazione fluviale in tutta Italia. Caratteristica sia quindi girava per il Po, per la laguna di Venezia, per gli affluenti del Po e i canali navigabili, là dove lo permettevano, e ce n'erano di varie portate, dai più piccoli, come la Colombina, che è un Burchio che abbiamo a Ferrara, purtroppo è andato a fondo, è di un prete che abita lì, che è andato a fondo due volte, adesso si spera che riescano a recuperarlo, ed è rimasto l'ultimo esemplare di Burchio, molto piccolo, avrà una portata immagino di 5 tonnellate al massimo, i più grandi arrivavano a 200 tonnellate, forse anche 250.
gente che nello spazio è proprio questo, se, se fate, se, se, lo, se lo moltiplicate per 10, se lo moltiplicate per 10, più o meno salta fuori un bulto. È stato costruito proprio qua dentro. È stato costruito qua dentro, vedete? Quello pelato, quello pelato si chiama Lucio, l'infalegname d'Ausbel, è l'ultimo che aveva appreso dal suo maestro, perché lui fa il falegname, adesso in pensione da molti anni, fa il falegname e aveva imparato dall'ultimo che l'ha fatto, cioè l'ultimo peschiere, proprio faceva solo le barche, faceva espressamente le barche. Gli ha lasciato i suoi disegni, che lui mi fece vedere allora, e lui all'occorrenza era capace anche di fare queste barche. E ne fece una per me nel 2002, che dicevo adesso, e poi qualche anno dopo, su richiesta di Maurizio e di altri, insieme con Maurizio Barotto, questo battello qui, uguale identico all'altro, sempre in base ai suoi disegni. Questo qui però lo ha resinato dallo scafo, mentre il mio no, era legno e basta. Va bene, adesso direi che, siccome si vede stufare, spending, anche direi che sarà molto più proficuo. Ecco, qui vedete in navigazione questo cucchio. Questo qui è, dicevo che quello che abbiamo a Ferrara è l'ultimo superstite. Diciamo l'ultimo superstite del Po, perché a Padova e altrove ce ne sono degli altri. Questo qui purtroppo non lo vedete più in navigazione, come qua in Agura, perché la Nuova Maria si chiama. Perché l'hanno tirato su perché faceva acqua e non hanno più trovato i soldi per l'ulteriore restauro. Già era stato restaurato a Chioggia con una bella spesa, perché è una barca bella grande, mi pare aveva 30 tonnellate di portata. Quindi serviva per portare i turisti, le gite turistiche, poteva portare fino a 30-40 persone. Purtroppo lo vedrete tirato in terra nel parco di Stomba, vicino al ponte omonimo a Padova, sotto le mura di Padova, e forse non tornerà più in acqua, che è un peccato perché il destino delle barche è di stare in acqua, non di fare da aiola con i fiori dentro, che proprio si vedono da tante parti, che secondo me è una fine un po' misera, dirà qualcuno e che niente. Dai, la Nuova Maria era stata promossa da quello che poi è stato l'ideatore e anche l'allestitore del museo della navigazione fluviale che c'è a Battaglia Terme. Il professor Sani. Sì, ma è stato anche direttore per un certo periodo, noi abbiamo anche collaborato per l'allestimento al suo tempo, abbiamo gestito anche il museo per un po' di anni. E tra l'altro oggi ho ricevuto una mail proprio questa mattina da direttrice del museo, la quale vuole venire assolutamente a vedere qua questa manifestazione che abbiamo. Allora Cristiano gli ha dato il tuo numero. Ultima cosa, poi se c'è qualche domanda sarebbe lieto. Finita più di 50 anni fa la vecchia navigazione fluviale, cioè quella fatta con le barche tradizionali in legno, in cui dalle nostre parti la principale era questa, ma c'erano altri tipi anche di barche. Poi, tutti conoscono quelle caratteristiche della laguna, come per esempio il Bragozzo, la Sampierotta, persino il Trabaccolo, che era una barca prevalentemente marittima, anch'essa fondo piatto, spesso risaliva ai fiumi come il Po, l'Adige, il Sile, eccetera, e arrivava anche molto all'interno, avendo appunto il fondo piatto. E finita completamente tutta questa navigazione tradizionale, è sfumata anche la speranza di una nuova navigazione più moderna con delle navi di legno, per cui erano state fatte delle opere pubbliche ingentissime, come per esempio l'idrovia ferrarese, cominciata al tempo del fascismo e finita nel 1968, quando ormai la vecchia navigazione era tramontata, come questa, l'allargamento del Canal Bianco, che è stato più che raddoppiato, forse triplicato anche di più, per unire il mare con Mantova, con la zona industriale di Mantova.
come anche l'idrovia Padova-Venezia, che è stata, era già finita una ventina d'anni fa, costato una cifra con opere chiuse, ponti, eccetera, come la Piviglia visto, mostrò la fine se lui si mette in piedi. E allora hanno detto, ma adesso ci facciamo una, copriamo tutto e facciamo una bella autostrada, no? Così sono finiti i sogni di navigazione fluviale moderna dalle nostre parti. Allora, cosa è rimasto per tenere una qualche forma di vita sui corsi d'acqua? Che sono diventati un non luogo, no? Pensate che io una volta, girando in barca vicino a Ferrara, con una di queste barche che hanno sede dove hanno detto qui il lavoro, parlavo con uno che abita sulla sponda di quel poli, del portello, vecchio di Dolano, però che ci sono. E allora dice quest'uomo, ma mica che era un po' da vedere che da me, a un solo incontro, l'ho comprato, no? Come ho comprato la casa, ci sono venuto a abitare, mi sono accorto che dietro c'era un po', non lo sapeva neanche, capito? Per dire come sono usciti, come sono uscite le acque fluviali dalla mentalità comune, per cui conta l'autostrada, contano i nuovi quartieri della periferia della città che si estendono per chilometri e chilometri lungo le strade principali. Se invece uscite dalla città per i canali navigabili, immediatamente sotto le mura di Ferrara trovate la campagna, perché lì non c'è stato nessuno sviluppo e sulla via d'acqua è cessato qualunque segno di vita. Allora dicevo, l'unica maniera di portare un qualche segno di vita è di promuovere la navigazione da diporto, non quella dei motoscafi, ma la lunga. Una cosa che non solo a Venezia è sempre stata, sempre stata coltivata ovviamente, però non è una cosa tanto ovvia neanche a Venezia, perché è stata la prima voga lunga, sapete no cos'è la voga lunga? È cominciata, mi pare, nel 1975. No? Sì, 1975. Ho letto ieri proprio. Come? Ho letto ieri 75. Allora, pensate che anche a Venezia, tutte le remiere illustri di Venezia, la Luci Polo, la Diodora, la Querini, ce ne sono tantissime di antica origine, prima di questa data si erano dedicate soprattutto alla canoa, erano passate a coltivare il canottaggio all'inglese e la canoa soprattutto. E l'antica voga lenta, cioè i piedi, rivolto avanti verso prora, l'avevano un po' abbandonata, non del tutto ovviamente, ma l'avevano abbandonata perché era considerato una reliquia del passato che oramai era finita. No? Grazie a questa manifestazione che subito dalla prima edizione ha fatto un grande scalpore, no? E che era nata dalla volontà di contrastare e fare propaganda contro che appunto oltre a fare dei danni si è in grave ostacolo questa pratica di voga della laguna. Dopo di allora invece c'è stata una grande rifioritura, però non solo a Venezia, anche a Cremona, dove ci sono ben 7 remiere un po' grandi. Pensate che a Cremona, che è una città che è grande la metà di Ferrara, gli iscritti alle remiere sono circa 9.000. Il che non vuol dire che vadano tutti in barca, perché ci sono delle vere polisportive con piscina, campo da tennis, da pallacanestro, sala da ballo, eccetera, cui fanno anche tante altre cose. Però Cremona, che come sapete è direttamente su Po, non come Ferrara, che dista 6 km, ha questa grande, tra l'altro organizzano questa grande culto per lavoro, tra l'altro organizzano queste manifestazioni, come questa, posso girarmi, questa vogata dell'Adda, che non è a Cremona ma è frequentata soprattutto da cremonesi, è organizzata da 2 remiere, una di Pistighettone e una di Lodi, quindi sull'Adda però col contributo principale di Cremona. Poi anche a Padova ci sono 3 remiere che praticano la Veneta, a Grado naturalmente c'è un'altra, a Treviso un'altra, eccetera, eccetera. Anche a Pavia. Ecco, io nel mio piccolo ne ho creata una piccolissima anche a Ferrara, che è stata citata prima. Tutti mi domandano cosa vuol dire imbarcare al Poatello. Sono i barcai del Poatello, che è l'antico po' di Ferrara.
quello che adesso, e adesso la gente che ci abita non sa neanche che esiste, perché esiste un fiume. In cosa doppia comprare la caglia che andrà a stare. Va bene. Allora dicevo, secondo me l'unico modo per, secondo me, non è che sia una mia intenzione, ma è sperimentato da tutta questa attività di anni che consiste non solo nella voga vera e propria, ma anche nel museo di battaglia, per esempio, da questo mulino del Pistone con il suo squero, dove si è fabbricata per esempio questa barca, tutte queste varie iniziative che concorrono a ridare l'attenzione pubblica. Sono usciti tanti articoli, per esempio, sul Ventaglio, su altre riviste. Quando nel 2010 facemmo il trasferimento di due battelli restaurati appunto qui, dalla fratta, che siamo venuti giù prima in canoa, perché come sapete lo Scortico, che è questo canale qua, perché era un tempo navigabile, non è più tale, perché intanto la chiusa qui della conca di navigazione non è più agibile, e poi c'è un ponte molto basso sotto la tratta. E però in canoa, in modo e maniera, se l'acqua non è troppo alta, si riesce. Così la prima tappa la facevo in canoa, c'era anche Cristiano, altre quattro tappe, da qui portammo questi due battelli a Ferrara, dove sono ancora. Quindi tutte queste manifestazioni, poi a Ferrara facciamo anche una piccola regalia competitiva per la festa del patrono San Giorgio d'Aprile. Allora tutte queste manifestazioni servono a portare un po' di vita sulle acque interne che altrimenti sarebbero abbandonate e del tutto ignorate. Ecco, basta, se c'è qualcuno che andrà a fare qualche domanda sarà molto più utile che tutte queste chiacchiere. Professore, scusi. Perché si chiama Povera Veneta? Ha caratteristiche particolari perché è fatta nell'uomo, oppure ha caratteristiche tecniche nel fare la voga, che si distingue da altri tipi? Grazie. Ecco, quindi è una domanda molto interessante, molto intelligente. Si chiama così per... è una figura retorica che si chiama Sinedo, che cosa vuol dire? La parte per il tutto. Si potrebbe dire anche la specie, per il genere e così via. Per esempio, la stessa figura per cui si dice, per esempio, il pino, per dire la nave, o il legno, per dire la nave, viceversa. Cioè, cosa vuol dire? Tutti conoscono la laguna di Venezia e soprattutto la figura tipica, diciamo, del tornaliere. Allora, da questo è il regno, si può dire, della voga fatta in questa maniera. La vedete dalla realtà di oggi, la vedete nei quadri del Canoletto, della Tiepolo, eccetera, dove vedete queste acque tranquillissime, perché allora non c'erano motori e la laguna era caldissima. Quando tira vento si alzano le onde abbastanza anche in laguna, però normalmente, invece adesso la laguna, grazie ai motori, ai vaporetti, dei motoscafi che vanno a delle velocità incredibili con dei motori immensi, dei rimorchiatori che rimorchiano le navi grandi, eccetera, ci sono onde e croci di onde da paura. Io ho imparato a vogare là e per attraversare il canale della Giudecca e andare di là nella laguna sud, dove si poteva stare tranquilli, ero da primo al davanti, no? Quando trovi le onde che si incrociano, non sai dove sbattere la testa. No? Allora dicevo, la laguna di Venezia ha dato il nome a questo tipo di voga, perché tutti sanno che lì si fanno. Però si pratica, oltre che nelle altre lagune, cioè quella di Grado, quella di Marano, le altre lagune della costa del Veneto e del Friuli, anche nelle acque interne, diciamo Padano-Venete, su tutti questi fiumi, l'Adda, oltre al Po e i suoi affluenti, uno per esempio l'Adda, che è forse più bello, se non più grande, e poi c'è l'Adige, poi c'è il Sile, poi c'è il Piave, la Livenza, eccetera, e molti anche canali navigabili, non solo, ma anche il mare dell'Alto Adriatico, fino ad Ancona e fino alla costa della Dalmazia, l'unica o quasi stile, diciamo, di voga praticato per il lavoro, tanto per lo sport, ma lo sport, come sapete, è nato dal lavoro, dalla pesca, quindi era la voga in piedi, guardando avanti, che attenzione, è un po' diversa da quella del bagnino, che pure sta in piedi e guarda avanti, perché quando voga da solo, il bagnino voga da solo,
sulle barche venete si può pure vogare da soli, così, e allora si chiama, io mi scappato, si chiama al Vaesano, al Sopone, dopo vi dico perché se volete questo termine, dice in fondo c'è un modellino di una nave, di una barca chiamata Spirito. E dicevo, è un bagnino diverso perché lui ha dei remi più corti. Si sente in fondo? Sente benissimo. Ha dei remi più corti e tiene con la destra il remo destro e con la sinistra il remo sinistro, che si incontra, si è stati al mare, ma qui sulla Schiavo. Si chiama Pattino nel Tirreno e Moscone nell'Adriatico, che è uguale. Si incontrano vogando così. Invece noi vogliamo con due remi incrociati, cioè molto più lunghi, per cui prendiamo il sinistro con la destra, il destro con la sinistra, il sinistro deve stare davanti al destro, perché la formula sinistra è leggermente più a prora via della destra, e quindi è sempre lo stesso effetto della vogata, ma diciamo dà più forza avendo i remi più lunghi. Il bagnino ha la sua ragione, ovviamente deve fare così, perché essendo da solo, ed avendo punti di salvataggio, deve essere pronto immediatamente a mollare i remi, che i remi hanno una coppiglia che li rende, cui non scappano fuori dal gruppo, mentre nei remi incrociati è un po' più difficoltosa la manovra, diciamo, di armare i remi e di disarmare, capito? Allora tutto questo si chiama voga vento, bene? E non è che non esista la voga anche all'inglese, si fa sulle lance, sulle barche chiamate Venestica in Cipro, che è un termine che trovate anche in greco e turco. Cosa sono le barche dove stai seduto e guardi la poppa? Cioè, come si usa comunemente sul terreno e nella, diciamo, nel Mediterraneo occidentale. Allora, la poga veneta, per analogia, per somiglianza, per estensione, diciamo, si dice non solo quella della laguna, ma anche tutta di tutta la pianura padano-veneta, quindi anche Cremona, Pavia, Cuserva, sempre così. A proposito, qui in alto vedete due lemoni un po' da paura. Cosa sono? Provate a remare questi tipi qua. Sono remi da Burchio. Vedete che sono afferrati, hanno due punte di ferro in cima alla palma del remo, in fondo alla palma del remo. Perché? Perché servivano soprattutto per manovra. Vivono anche per spostare il Burchio, ma non tanto per farlo camminare, perché poteva arrivare anche a essere pesantissimo e contraccorrente, no? Ma soprattutto per manovra. Quindi quando lo appoggiavano sul fondo del fiume, del canale, per non rovinare il legno della palla e per appoggiarsi meglio, c'erano questi due forti punte di ferro, no? Sono remi ferrati. Quindi facevano anche l'ufficio di quello che si chiama il paratello, è quello che, scusi, non quello per spalle, vedete questi due vogatori dell'Anta, che non vogano, si vede, non vogano a remo, ma a paradello. Sono due pali con un picco punti all'estremità, che si appoggiano a picco punti, perché altrimenti si hanno una punta solo, si piantano, che servono a spingere la barca in fondo. Si usa neanche nelle lagune, nelle valli, per esempio, della Romagna, di Comacchio, delle valli grandi veronesi, che adesso non esistono più, non si vogava a remi, ma a remi. Lì l'acqua è al massimo alta, mezzo metro, poco più, per cui si fa benissimo, loro sono abituati così. È una specie di voga un po' diversa, però diciamo che il tempo è molto simile a quello della voga veneta. Ho risposto qui. Disolentemente, grazie. La Valesana. Sì, mancava il pezzo. Ecco, la Valesana si chiama non per le valli sono quei, diciamo, delle parti più periferiche della laguna, anche di Venezia, che sono separate da arginelli che spesso vanno e vengono, cioè con l'acqua alta non ci sono più, eccetera. E in generale la laguna negli spazi aperti della laguna di Venezia si fa in questo modo, perché con due remi ovviamente va più forte, con un remo solo è più piano, però con un remo solo nella città di Venezia sei costretto a vogare con un remo solo, perché non c'è la larghezza sufficiente per poter pensare ai rii dell'interno della città di Venezia, dove al massimo si incontrano
due, così due gondole, e c'è esattamente lo spazio, è proprio questione di centimetro, lo spazio è perché si incrociano, passino queste due braccia. Allora il remo ovviamente lo devi tirare su, ecco, due remi non ci passeresti mai. Per cui a Venezia il gondoliere c'ha un remo solo, salvo i traghetti che sono le gondole che portano da una sponda all'altra del canale grande, che invece di remi ne hanno due, però non alla Valesana, uno c'è un bucatore, l'altro ora c'è una pompa, per avere più facilità di manovra, ci sono, perché il traghetto porta molti passeggeri, quindi è particolarmente delicato, dove ha bisogno di avere una manovra pronta, lì c'è due remi, uno a sinistra e uno a destra. Quindi tutto questo è buona evidenza, e la Valesana, appunto, dicevo, chiamando a valli queste superfici di acqua, in pratica si estende questa voga a tutto lo spazio della laguna che non è per fuori dalla città. Si usa di vogare, anche se in città si porta un remo solo, quando sei fuori ti arrivi la forca a sinistra e a sinistra. Puoi andare anche nei cannetti, certo. Chiedo scusa, ho una domanda. Vedo lì la figurata delle barche, anche quella sul tavolo, che ha la vela. Le barche, scusi? Che hanno la vela. Sì. Per cui anche venivano utilizzate anche le vele. Certo, certo. Allora, le vele sono... A Venezia c'è un'associazione, tra oltre alle varie remiere che ho detto, c'è un'associazione solo... No, non sentiva, perdono. Un'associazione solo dedicata alla vela, è un'associazione che si chiama Vela Due, la Vela Persa, vero? No, sì, Vela Svezia. Vela Persa. No, non lo so. Ah, non lo so, no, so. Insomma, non so. Io sapevo che si chiamava Vela Persa. E ha sede vicino a Sant'Eli. E che cos'è la Vela Persa? È una particolare, anche questo, se guardate quel libro bellissimo detto, disegni del Confortini, che c'era in fondo, lì sono raffigurate anche le vele. Poi una piccola la vedete in quel modellino di Schiappona che c'era in fondo. Molto piccola, però è una vela altersa. Cosa vuol dire altersa? Che c'è due pennoni. I pennoni sono quelle aste a cui è inferita, cioè perché è legata la vela. E ci sono, saranno molti di loro, ci sono varie specie di vela, quella che si adopera di solito nella vela moderna, quindi nelle Olimpiadi per esempio, si chiama la vela Marconi, è diversa, e questa qui ha due punto aste, due antennelle, pennoni si chiamano, quella da bassa e un'alta, quella bassa è orizzontale, quella alta è obliqua. Quindi va da prora a poppa, va dal basso all'alto e incontra l'albero a un terzo della sua lunghezza. Ecco perché si chiama vela altersa. È particolarmente adatta per le barche, hanno anche remi, cioè, di varie dimensioni. Per esempio i burchi ne avevano normalmente due, avevano due alberi con due vele al terzo molto grandi. E avevano anche uno più gli occhi, cioè quelle vele che si armano a prora. Nel nostro gruppo c'era uno che è il Franco Possati, non so se è così. Franco Possati ha fatto in tempo, che ha 86 anni mi pare, ha fatto in tempo a navigare sui burchi quando andavano ancora a vela. Pensate che i burchi li hanno motorizzati, tutti praticamente, quelli che non erano andati distrutti nell'ultima guerra, li hanno motorizzati negli anni 40-50, primissimi anni 50. Prima di questo andavano solo a vela, se non che su un po' c'erano anche dei rimorchiatori, appositamente facevano questo servizio di rimorchiare i burchi contro le vele. Allora i burchi, Franco Pozzacchi ha navigato sui burchi a vela, i vecchi, come si chiamano, i barcai di battaglia, anche questi più anziani, anche loro hanno navigato sui burchi. E avevano queste due grandi vele al terzo. Come? Capellozza e Rossa, che è morto l'anno scorso, sì, senz'altro. Avevano queste due grandi vele al terzo.
E ripeto, dopo date un'occhiata a questi libri, più di tante descrizioni a voce, vedete subito come fate. Quindi hai fatto una specie di trapezio, trapezoide. Si manovra molto facilmente sulle barche piccole. Voi direte, ma questi battelli qui non hanno mica il timone. Ora, in certi battelli si arma anche un timone appositamente per andare a vela. Per esempio, a Canottieri e Ponte della Scura, nel Gamone, che è quello vecchio che aveva un amico mio di Viva Roma, che era una Pacos, amico di Salvas. E quello c'è il timone. È un'eccezione. Di solito, nei battelli, quando andavano a vela, i battelli avevano il nocchio solo, cosa faceva? Legava il remo con la forcola di poppa destra e governava con quella. Col vento forte e un po' difficoltoso, di sicuro però ci si può arrangiare. Tenete presente che la vela del Burchio di solito è piccola, quella che vedete in quel modellino che è piccolissima, è una vela ausiliaria, quindi serve soprattutto quando dovete risalire la corrente, per esempio potrebbe andare qui sul Cano Bianco che è abbastanza largo, ma soprattutto va sul Po Grande, è molto più largo. E il pomeriggio d'estate regolarmente sul Po Grande tira vento da sirocco. Ed è il vento che fa il suo contratto, per cui una vela vi aiuta ed è una grande soddisfazione, non dico una libidine, ma una grande soddisfazione non farla minima fatica. Il vento ti porta sul succo di acqua. Ecco, se posso intervenire, scusa Beppe, un attimo, nel pomeriggio qui ci potrà essere la proiezione per chi vuole rilassarsi un attimino, di quella che ha accennato l'amico Antonio, trasferimento dei due battelli restaurati qui a Pizzon a Ferrara. Io ho la raccolta di 1000 rotte fotografie fatte perché a seguito, in 4 tappe, 4 giorni diversi, seguivo il percorso e documentavo tutte le tappe. Quindi potete vedere anche visivamente la tecnica di voga e tutto il percorso fatto dal Pizzon di Fratta fino a Ferrara, lungo anche il canale Voicelli, che dal Po porta al centro di Ferrara fino alla sede della Rainiera di Barcara Hotel di San Giorgio. Allora, scusa, volevo solo dire che abbiamo oggi l'onore di un fotografo che vedete qui. Vieni fuori qua, Giovanni Giardinoni, lui è il fotografo delle vetrerie veneziane di Martino Urano, è uno dei fotografi. E quindi abbiamo un cuore bellissimo a fare essere fotografo delle vetrerie veneziane. Nonché autore della fotografia, titolare della fotografia del Bucintoro di Venezia. La più bella che è stata pubblicata. La comunicazione è questa, ci sono già 14 persone iscritte per fare la prova della banca della voga e quindi una parte si svolgerà diciamo alla fine di questa conferenza e un'altra, quelli che non ha già più tempo, si svolgerà nel pomeriggio e metterà d'accordo con Cristiano o Giancarlo in particolare, che è molto buono, e Luca, e che insieme a Luca eccetera si sono resi disponibili, ecco, perché insomma anche un certo impegno, naturalmente sono resi disponibili per fare una curiosità, noi che siamo ignoranti della produzione per via, vedendo le barche, vengono in mente le baleniere, quali sono le differenze? Le baleniere? Sì, quelle del Moby Dick, no? Sì. Le baleniere erano... La barca, non la baleniera, non la barca. Capito, si chiamano tuttora baleniere nella Marina Militare, le barche a remi, che è diverse dalle lance normali, quindi imbarcate sulle navi da guerra. A cosa serve la baleniera? Questo ovviamente la baleniera originale, tutti sanno che serviva una barca molto veloce, si vogava all'inglese, c'era il filo occidentale. Diverse coppie di marinai. Certo, diverse coppie di marinai, doveva andare a
sopra la balena e poi cucinarla. Non è cosa piatto come questa? No, aveva un po' di chiglia perché bisogna allenare sul mare. Oddio, le barche a fondo piatto sono caratteristiche del mare Adriatico e in parte anche del Mediterraneo, però non sono esclusive, diciamo. Negli oceani dove si caccia la balena, ben diverse dal Mediterraneo, invece hanno un po' tortuoso molto più serio e lì c'è una figlia alle banche della leggera. Dicevo, quelle imbarcate sulle navi da guerra sono le barche di rappresentanza del comandante. Allora ci vanno i moratori più scelti, diciamo, cioè i marinai più bravi, e fa una bella figura vedere il comandante dentro, contenti, e loro che vogliono tutto su questa barchina molto veloce, molto elegante, che non serve ovviamente per cacciare la balena, ma mentre le altre barche, sempre veri, se sono quelle del salvataggio, in caso di naufragio o di altre emergenze. E la veniera è proprio destinata a questo servizio di rappresentanza del comandante. Quindi non va a motore, ma va a remi, diciamo, perché è tutta questa funzione tradizionale. Questa è la baleniera. Ma i tempi di mezzo sono quelli. Certo. Ovviamente c'era già i tempi di mezzo, esatto. Perché allora forse serviva anche per la veramente per la caccia della baleniera. Bene, direi che possiamo chiudere questo incontro. E soprattutto anche per la passione che Antonio ci mette per avanti questa promozione, diciamo così, del recupero del fiume e del recupero di un'antica tradizione anche a carattere popolare, perché pensate, i pescatori remavano alla Veneta, i traghettatori remavano alla Veneta, per cui nei nostri fiumi Adige, Canabianco e Po avevamo delle figure professionali. Una di Ferrara era la Mena, l'unica donna passadora che traghettava la gente dalla sponda ferrarese alla sponda veneta. Seguiamo i tempi del nostro programma adesso e quindi ognuno sa già il proprio posto dove andare per poter continuare l'esperienza di questa giornata. Grazie. E grazie Antonio. Grazie a te, grazie a tutti.